Ok, ciao a tutti, benvenuti a questo video. Yeah, benvenuto a questo video. Ok, stavolta non dico quanto dura, tanto spero che duri poco. Vabbè, comunque il video di oggi è prendere un accordo. Innanzitutto accordo la chitarra, che non lo è. Ok, prendere un accordo a caso, io uso un do, e l'esercizio consiste nel darmi un ruolo percussivo a questo accordo, tipo fare un tempo così. Suonarlo, ma memorizzare questa cosa e poi lasciare l'accordo e fare nene, 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 con la voce ripetere una nota dell'accordo. Dudum, 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 dudum,
Per rifarlo. E staccare e rifare. Dudu, 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 dudu. Poi suonare insieme. Dudu, 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 dudu. E proprio dudu, quello che noto, che mi viene spontaneo, naturale adesso. Dudu, ho il ritmo proprio. Dudu, dudu. Perché l'ho fatto sia con la voce che con la chitarra. Quindi il ritmo mi è entrato dentro, nella mente. Dudu, dudu, dudu. Un altro esercizio. Fare o con la chitarra. Serve anche per imparare proprio la percussione, come usare la percussività, il ritmo nella chitarra. E questa è un'altra componente importante della composizione, è il ritmo, come sfruttarlo bene al massimo. Quindi in questo modo, in pratica, sento bene le note, sento bene gli accordi che sto facendo, sento bene il ritmo che do all'accordo. Ok, questo era il video per adesso. Ciao, al prossimo video.